Pinocchio in bicicletta, 12ª edizione, siamo qua a Serra San Bruno con il commissario del Parco delle Serre. Una bellissima manifestazione organizzata dallo Sporting Club Mileto di Mimmo Bulzumì e del Maratanà di Don Mimmo De Carlo. Sì, devo ringraziare Mimmo Bulzumì, lo Sporting Club di Mileto per l'organizzazione di questo evento e per lo spazio che ci hanno dedicato per promuovere la nostra ciclovia e la nostra Becky Schelling, che lancia oggi un'idea per il parco, quello sulle due ruote, perché impegnati sul turismo sostenibile a realizzare momenti per i nostri fruitori, per i nostri turisti, che vive, in modo tale che vivano il territorio in maniera essenziale. Siamo impegnati come parco a promuovere la carta sul turismo e questo è un primo passo che ci concede la possibilità di avere più attrattività rispetto a un mondo turistico che si avvicina alle due ruote, quello del turismo non di massa, quello ovviamente il turismo esperienziale, che vuole vivere il territorio dal punto di vista culturale, spirituale e naturalistico. E il parco regionale rispetto a questo è pronto. Una ciclovia che ha visto tanti influencer, ultracycler come Paola Giannotti, Alessandra Fiori, le ciclista per caso, Luca Mancuso, venire qui in Calabria per percorrere da Castrovillari fino a Reggio. Sì, 545 km di bellezza dell'altra Calabria, quella che era meno conosciuta rispetto al nostro territorio diciamo della costa, che i quattro parchi in sinergia stanno promuovendo. La ciclovia è diventata in un paio di anni una delle ciclovie più belle d'Italia, è stata riconosciuta con l'Oscar delle ciclovie nel 2023 come una delle più belle. Su questo i quattro parchi stanno costruendo un modo nuovo di fare turismo, aprendo i parchi, non museizzandoli, cioè non renderli ovviamente non fruibili, in una logica ovviamente che è di sostenibilità. E in questo contesto anche la nostra eBay si innesca nel circuito del turismo sostenibile. Grazie.